visto un po' di tecniche di attacco, di anticipo, come avete visto quando combatto io, non combatto come olandesi, faccia contro faccia. Cerco di usare la testa e di girare intorno all'avversario. Quindi vi faccio vedere un po' di tecniche di come mi alleno io in palestra. Quindi loro parano sui ganci e poi entrano subito con la ginocchiata. Bisogna bloccare molto coi gomiti, è molto importante. Sui diretti lavoriamo tanto con le deviazioni come pugilato. Però sui diretti, vedete ragazzi, loro sui diretti parano coi gomiti, alzano leggermente il gomito e parano, tengono la testa verso il basso e guardano sempre l'avversario. Ragazzi, questo è molto importante per evitare di prendere tutti i pugni in faccia. Questo è importante, lui ne prende veramente, perché usa queste tecniche così semplici che però vanno lavorate. Devi sforare dell'avversario se in guardia normale, e ovviamente il motivo qual è? Perché se gira dalla parte opposta va incontro il suo pugno più forte, che è il destro, mentre girando dalla parte destra va incontro al jab sinistro dell'avversario, che è meno forte del braccio destro perché è meno caricato. Ok, sta spiegando che sul diretto destro di arme Giorgio non sposta solo il busto in flesso torsione, ma fa un semi spostamento, anzi uno spostamento completo, perché sposta tutte e due le gambe. E dopodiché ha caricato il calcio sinistro, che è il suo braccio dietro, quindi fa molto male. Quindi sul diretto destro di arme Giorgio si sposta con tutte e due le gambe, dopodiché entra dentro con due ganci, gancio sinistro e gancio destro. All'inizio cerca di bloccare il diretto dell'avversario col gomito. Quando non se l'aspetta l'avversario, in velocità fa subito lo spostamento. Ecco, adesso vediamo un incrocio, vuol dire che Armen porta il diretto sinistro o jab, Giorgio
con uno spostamento entra dentro col diretto destro. Si chiama il classico colpo d'incontro. Come vedete, Giorgio fa vedere che esce dalla traiettoria della guardia dell'avversario. Guardate bene il suo movimento delle gambe, ragazzi, che è importante. Non sta in linea e non esce solo col busto, ma esce anche con le gambe. E in più è piazzato e si stabilizza bene sulle gambe. Vedete, si butta in avanti, ma in diagonale, non va dritto. La stessa cosa dalla parte opposta sul diretto destro dell'avversario. Esce a sinistra e mette il diretto destro al mento. Attacco su jab. Deviazione più low kick. Attacco di jab, deviazione più low kick. Diretto, deviazione con spostamento più low kick. In questo caso Armey sta caricando il diretto destro e mette peso sulla gamba avanti e lui va a colpire sul quadricipite femorale, proprio sulla coscia, anzi sopra la coscia, dove c'è la giuntura dell'anca. Primo passo è deviazione con spostamento, secondo è low kick, controllando sempre con le mani la guardia. Mentre per gli agonisti saltano un passaggio, è diretto, mani sempre in alto, sempre in guardia. Sul diretto sposta indietro il corpo portando il peso sulla gamba dietro e mette un middle kick al fegato. Ok? Diretto destro di Armen. Giorgio fa una schivata andando indietro col busto e carica un middle kick al fegato. Nel frattempo controlla. Ovviamente la gamba è piegata per evitare l'avanzamento dell'avversario. Ok ragazzi, queste sono cose importanti, questi sono tutti i trucchetti che si vedono con l'esperienza. La gamba non è tesa perché sennò l'avversario scivola dentro, lui la tiene leggermente piegata per fermare l'attacco di, in questo caso, di Armen. Ok? Vediamo un attacco sullo chassé frontale. Blocco la sua azione, adesso Giorgio sta bloccando l'azione del jab di Armen con un frontale in bocca dello stomaco. Sembra facile, però è tutta questione di allenamento, ragazzi. A loro gli vengono talmente facile perché lo allenano tutti i giorni. Blocca l'azione sul nascere proprio, vediamo. Come Giorgio vede che Armen carica il jab, lui lo ferma con uno stop kick, con un frontale. Adesso vediamo la difesa sul calcio frontale, sullo chassé frontale. Armen preferisce bloccare la guardia, la gamba. Come sente il colpo? Sposta indietro il busto per ammortizzare il colpo e blocca subito col braccio. Gli ferma il piede. Ok. Gli ferma il piede perché sennò... Ok, ok.
gli blocca proprio il piede, l'avversario non lo molla. Ok, nel passo successivo gli sposta il piede, la gamba, oppure devia, glielo devia facendo sempre uno spostamento, perché se rimaniamo sul posto il colpo lo prende lo stesso, deve uscire dalla traiettoria. Ok, anche perché uscendo dalla traiettoria dopo l'avversario si deve girare per vederci, invece lui è avvantaggiato perché è più veloce. Allora, quello che è importante, lui sulle tecniche non sta in linea all'avversario, ma si sposta 45 gradi in diagonale a destra o a sinistra. Bisogna uscire dai colpi dell'avversario, non state mai in linea, non fate mai avanti e indietro, ma girate attorno all'avversario. Questo è il suo stile. Mi alleno 5 volte a settimana, no? Tutti 5 giorni, per 2 volte al giorno. Ok. Mattina mi alleno sui 2 ore con un preparatore atletico, no? Faccio più lavoro di esplosività, di scatti, fiato. E pomeriggio mi alleno con Armin, con il mio maestro, più pao, sparring, tecniche, eccetera. Questo quando incontro importante. Diciamo che nell'anno tengo l'80% della forma fisica, no? Non sono mai 50%, sono sempre in palestra. Quando c'è un incontro importante, carico e via. Quindi, in palestra si lavora sui sacchi pesanti, calci, sto davanti al sacco, middle, ok? E lavoro di sparring, sempre con le protezioni. Ok, non esiste ogni schivale dimenticato. Invece per riguardo al condizionamento del corpo, sempre con le protezioni fa vedere come lavorare a coppia, ok? Stanno lavorando tutto sui low kick per potenziare le gambe. Si inizia piano piano fino a caricare sempre di più, sempre con le protezioni, perché i colpi fanno male. Esatto, già dobbiamo combattere su senza protezioni. Bisogna rinforzare i muscoli delle gambe, ragazzi, ci vuole una preparazione adeguata alle spalle. Per abituare le braccia ai colpi, tutto potenziamento è questo, ragazzi, eh? Contrae i muscoli dell'addome e si può colpire. Ci vuole la testa. Intanto devo vedere come partire, se l'avversario vedo se è aperto sotto, lavoro sotto, se vedo che è aperto sopra, lavoro. Non è che io mi preparo le tecniche, combinazioni e vado sul ring, no? Mi adeguo come... Ok. Dipende chi è davanti, se ha un mancino partirà col destro, dipende. Se è forte di braccio gli spaccherà le gambe, penso. Qualche altra domanda, ragazzi? Anni adesso, 11 anni ogni giorno, e da 11 anni che si allena ogni giorno. Lui da 9 anni 9 anni ogni giorno che mi alleno. Sono due veri campioni, ragazzi, è un onore averli qua con noi.